è la purtroppo fregatura che a cui andiamo incontro noi artigiani per colpa di noi musicisti. Salve a tutti amici e ben ritrovati in una nuova puntata reportage di Frequenz. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, like e commenta il video. Argomento di oggi: Apulian Guitar Startup, prima fiera dell'artigianato musicale tenuto il 5, 6 e 7 ottobre a Foggia. Prima di parlare dell'evento, voglio introdurre gli ospiti della puntata. Mike Montanaro, fondatore della M Guitar di San Severo. Sì. Ciao Mike, buonasera. Buonasera. E alla mia destra Matteo Lombardi, chitarrista con 20 anni di esperienza e forse anche più. Sì, e più che altro amico d'infanzia, amico di una vita. Apulian Guitar Startup. Prima impressione, o meglio, impressione in generale. Impressione in generale. Una bella iniziativa, perché da me queste cose non esistono. Non sono mai esistite, insomma, quindi vale la pena, esatto, sottolineare questa cosa qua. Piccola per essere il primo anno, ovviamente sicuramente qualcosa non andrà registrato nei prossimi eventi perché si va sempre a migliorare, però ci sono delle ottime basi. Cercare di far venire artigiani italiani, solo italiani, qualcuno anche dalla zona, e quindi cercare di spingere anche quella che è la situazione musicale del sud Italia. Buoni espositori. Cioè, hanno chiamato comunque gente che ha portato prodotti validi. Noi ovviamente per motivi di tempo, almeno io, ho potuto mettere mani solamente su prodotti di due specifici produttori, però che avevo anche mirato, perché avevo puntato dei prodotti specifici tipo MS Sound, ma anche Nabla. MS Sound è una bellissima realtà italiana, devo dire. Bellissima realtà. Perché ha fatto un paio di passi in avanti rispetto a quello che fanno molti dei produttori attuali in pedali. Oggi i pedali li fanno un po' tutti, è una frase un po' esagerata, però come no, si potrebbe collegare anche al mondo della chitarra, lo può dire anche Michele, oggi le chitarre si buttano a fare un po' tutti, i pedali li fanno un po' tutti. Il 99% dei produttori di pedali fanno repliche di pedali già esistenti, ma repliche nel senso proprio spiccicate con un'altra etichetta, un altro nome. Molti produttori fanno esclusivamente distorsioni, overdrive, esatto. E magari piccole minorie. Ce ne sono tantissimi, poi se confronti ditte diverse magari sono con leggere sfumature diverse, tu dici vabbè, intanto non c'è bisogno del prodotto nuovo se in realtà è simile a quell'altra marca là, senza fare diciamo nulla. MS Sound comunque produttori di pedali di base, quindi fa per drive, distorsori, compressori, delay, riverberi, valvolari, analogici. Siccome oggi va molto l'idea del digitale, ma non solo, ma anche dall'idea diciamo del tutto in uno, di cercare di avere una pedaliera che ti permetta di suonare che sia in studio o dal vivo senza doverti portare i rack di una volta, le pedaliere immense e quant'altro. Oggi si sa che va parecchio, vanno tante soluzioni digitali o ibride che simulano questo tipo di situazione. Loro si sono inventati una situazione totalmente analogica, ma pedaliera tutto in uno, tant'è che infatti si chiama All in One. Di base è molto semplice, fare una pedaliera che abbia tutto, che sia buona sia per andare sugli amplificatori come una pedaliera normale, ma che sia buona anche per andare direttamente sull'impianto bypassando l'amplificatore, esatto, la microfonazione, quant'altro, volumi alti magari in locali piccolini, in studio di registrazione, quant'altro, andare direttamente sull'impianto. Praticità e facilità, comodità di collegamenti, velocità di settaggio, e quindi tu sai che in una scatoletta hai un po' tutto, molto tutto. La macchina in sé è versatilissima. La macchina è versatile. Perché io suonando con questa bellissima bestiola presente qui del maestro Michele,
abbiamo provato a tirare fuori un po' di tutto, da qualche riffettino dal funky, blues, dal funky, blues, qualcosa di blues, alle cose di chiaro stampo metallo cattivo, giustamente. Esatto. E sommando tra compressore, overdrive e distorsione, ci si può fare veramente quasi tutto. Fatta apposta praticamente, sì, per non invadere spazio. Allora, la pedalia di suo ha già quasi tutto, perché c'è da dire, comprando amplificatore, distorsione, overdrive. Compressore, overdrive, distorsore, situazione di preamplificatore, cioè come se fosse un amplificatore vero e proprio, cioè prima preamplificatore, effetti post, cioè tre modulazioni e un delay, riverbero unico e finale di potenza. Channel strip ovviamente di equalizzazione, cioè, ovviamente relativa alla parte di relativa alla parte del pre, e fin qua diciamo già c'è quasi tutto. Con 20 watt RMS di spinta, sì, di spinta sua, che ce ne hanno fatti sentire, che effettivamente confermo erano 20 watt che spingevano veramente tanto. In più comunque è predisposta sia per la parte elettronica che comunque per come è stata concepita per lavorare anche con altri pedali, perché magari io voglio un tremolo piuttosto che un altro effetto, il wah-wah che non è a bordo, per dire, molto. È predisposta per lavorare con segnali di ingresso di vari tipi, quindi non per forza se ci metti un overdrive davanti clippa, va in distorsione, esatto, perché gli esatto. Detto. È predisposta anche per quello, tant'è che ha delle mandate effetti per collegare degli effetti tra preamplificatore e finale, quindi insieme alle modulazioni che è già predisposta on board, dal delay ci permette delle altre cose. Ha addirittura due uscite, se ricomando, sì, due uscite due di alimentazione, uscite nuove alimentazione volte, nuove per alimentare direttamente altri pedali. Quindi per diciamo, evitare alimentando l'Only One, poi evitare di mettere altri alimentatori sulla chitarra. Visto che siamo in una situazione di sound engineer, taglio, chitarrista. Anche chitarrista, bassista. anche chitarrista. Passatempo, sembra brutto a dire chitarrista. Ci sono le prove, ci sono le prove. Potrei quasi dire che ho preso le chitarre al chiodo. Quasi. No, lo fai per mestiere. Sì, per mestiere le ha fatte. È vero. Posso dire comunque di aver constatato anche il bassissimo rumore di fondo della macchina in questione. Questa per me è una caratteristica importante. Nonostante l'abbiamo provato in un ambiente che penso che... In un ambiente non era proprio la pulizia della corrente probabilmente non era la priorità. Non era la priorità. Non era. Semplicemente non era. Non c'era. Abbiamo approfittato da fare da cavi. Sì. Nel fare domande molto specifiche, soprattutto Gianmarco, per la costruzione del suono, il tipo di effettistica che c'era all'interno. E il routing chain, insomma. E alla fine sì, c'eravamo noi davanti, ma gli altri che stavano dietro ascoltavano e secondo me gli abbiamo dato già risposte alle domande che loro avrebbero dovuto fargli, o magari... Diciamo che abbiamo fatto una vera e propria demo in tempo reale. Ho fatto una demo, sì, io siamo suonavo, stati... Voi chiedevate in tempo reale quello che stava succedendo. Infatti è stato particolare questo, cioè vedere Matteo che stava lì suonando mentre noi facevamo domande e al tempo stesso smanettavamo... Manopole, switch e manopole switch per vedere effettivamente un po' come reagiva la macchina. La macchina come reagiva. E posso dire che la prima cosa che abbiamo fatto è stata subito di spingerla. E reggeva veramente bene tutto il sistema. Un ottimo suono. I pedali, cioè i vari effetti che poi loro hanno spiegato sono praticamente dei pedali che loro hanno in produzione singoli, sì, assemblati in un solo chassis e ovviamente modificati leggermente per stare perfettamente tra di loro all'interno della stessa pedalina. Sono molto dinamici per quanto riguarda le distorsioni, cosa che è molto importante, e si vede che sono analogici perché reagiscono tantissimo al tipo di chitarra, al volume che dimandi, al modo di suonare, ecco perché è molto versatile e ci si può fare dal blues al metal, perché reagisce a quello che tu gli mandi dentro, ed è, non è una cosa tanto scontata. È appunto una novità rispetto ai soliti pedali. Si inserisce molto bene nei multi effetti attuali, nella fascia di qualità e di strumentazione che ultimamente va per la maggiore, quindi appunto multi effetto all in one, tutto in una sola scatola, o che sia processore rack o che sia pedaliera, con la differenza che è più analogico. Lo chassis che hanno sviluppato è uno chassis molto moderno, satinato, bordo nero, anche leggera, perché comunque... Pensava veramente. È stata una delle mie ultime curiosità, cioè di prenderlo, ad alzarlo e scoprire che pesava niente. Valvole, finali di potenza. Valvole, analogici, non digitali, quindi capito. La macchina è leggera.
Ed è strano per quello che c'è dentro, è strano, però è un è altro punto a favore, quindi per la lì, ma cioè non sei netto. Una borsettina, due chili. Se c'è una borsa alla chitarra capiente anche nella tasca davanti. Tasca davanti, infatti c'è una dotazione da parte della ditta che comunque con borsa e tutto il resto c'è un pedalino esterno che serve, che attiva due funzioni, il tap tempo sul delay, che per me non è comodissimo di più. Il è un boosterino sì, già presettato da loro, non so quanti decibel, questo non abbiamo chiesto, però che è messo già a fine catena, che permette di alzare il volume alla bisogna del tipo, quando vuoi fare un assolo e vuoi alzarti leggermente per uscire dal resto del mix. Sinceramente io sono rimasto colpito. Personalmente era uno dei prodotti che ero più curioso di provare tra tutti. Per necessità vado sul digitale perché mi servono tantissimi suoni a seconda dei progetti in cui suono, e quindi faccio fatica, o meglio ho fatto fatica a costruire un suono mio che sia quello dell'amplificatore valvolare ben preciso, con i pedali che sono quelli e quelli restano, perché andavano bene in un progetto e in un altro non andavano. Quindi con un occhio particolarmente interessato a magari avere un suono personale, vero, cioè a farmi il mio suono, quello che gli altri appunto costruiscono con svariate mila euro di attrezzatura, magari in una cosa un po' più piccola, comoda, e che stesse per, diciamo per assurdo, un po' più nelle mie corde, che fosse un po' più simile alla comodità che mi dà il mio ambito, diciamo, digitale. Però in questo caso restando nell'ambito dell'analogico e del valvolare soprattutto, perché io prendo una roba del genere, costruisco i miei strumenti, ho bisogno di farli sentire su un amplificatore che sia il più trasparente possibile, come era quello della pedaliera All-in-One, e ce l'ho là in modo tale che si possa ascoltare effettivamente il suono dello strumento. È chiaro che io lo guardo dal punto di vista luteristico, ecco, un po' fuori dal gusto personale del sì, infatti, chitarrista singolo. Perché comunque singolo. Siamo su tre settori, tre viste diverse. Viste diverse, però tutto sommato abbiamo tanti punti in comune. Questa All-in-One in particolare non è da paragonare, secondo me, un contro un pod, ecco, per esempio, no. Non c'è storia, è un altro mondo. Mondo digitale da una parte. L'unica limitazione di questa macchina è, come diceva Michele, è come se avessi sei pedali a terra. Sono quelli i suoni che hai. Gli smanetti ti tiri fuori il tuo suono, ma hai sei pedali contando di sei switch separati, se devi fare qualcosa ci devi guardare sopra. Mentre una pedalia digitale ti permette di avere 75 miliardi di distorsioni, 45 chorus, eccetera, eccetera, magari di farti preset e suonare, quindi richiami un suono e basta. Esatto. Però il bello è anche quello, quelli sono comunque digitali, a meno che non parliamo di pedalie da 2000 euro, strumentazioni molto più costose, anche di questa sono perfette, sì, ma sì, costano anche una sperma di soldi. Io, tornando al discorso, diciamo, di quello che può essere utile a chi come te ha uno studio di registrazione, quella l'appoggi sul banco, vai direttamente su un impianto come noi appunto l'abbiamo sentita su una cassa economica e registri senza microfono, senza cassa, senza bordello, senza volumi alti, perché magari sì, l'amplificatore se non lo tiri non suona, i famosi 100 watt, i famosi vecchi Marshall che sono la ziaccanna, non sono da Marshall. Poi quella in Mesa suoni su, in Mesa fanno caldo anche a basso volume. Quelli ci arriviamo dopo. Quello ci arriviamo dopo. Abbiamo fatto danni. Allora, eravamo praticamente, dopo che abbiamo fatto il giro, che stiamo facendo tecnicamente una pausa per rinfrescarci un po' le orecchie prima di andare a provare altre robe, per rinfrescarci. E siamo stati invitati dal Salvatore. Negozio di Salvatore, strumenti musicali di Ortanova. Nello specifico una persona di Vito di Salvatore. Aveva portato una Powerball. Una Powerball della Angle. Su cassa 4x12 Angle. E una Dual Rectifier Mesa, un modello, quello a tre canali, su una 4x12 retto. Però una volta acceso è stato di problemi. No, è stato inizio di problemi. Ma guarda, io ci ho smanettato. Che eravamo entrati in una fase un po' metal. Possiamo sì, dire, no, dai, stiamo sì, su banale. Possiamo banale, bandiera metallica. Tutto sommato, cioè, su due di volumi era una roba. Ci stiamo smontando la fiera. Ce la stiamo portando. 100 watt, ovviamente, a due già fa tanto. Un
altro espositore con dei prodotti veramente interessanti, tra cui personalmente il compressore. Mi è piaciuto veramente tanto l'Expression. Stiamo parlando di Nabla Custom. Salvatore di Pietro. Salvatore di Pietro. Di Ortanova. Un'altra piccola e bellissima, guarda, veramente, ripeto, bellissima realtà della provincia di Foggia. Parliamo oggi praticamente solo di due marchi, perché per ovvi motivi di tempo altre agenzie come noi suonava vista e abbiamo potuto mettere mano solamente su MS Sound e su Nabla. Io ho fatto anche una scelta personale, perché pedali, come dicevo prima, senza offendere nessuno, li fanno in tanti. Allora, tra tanti pedali che comunque hanno un 99% di distorsione, Fazza, per la distorsione, quello che fa, e dei prodotti un po' più particolari, diciamo, superiori come concetto, non come qualità, ho preferito provare appunto l'All-in One, per il discorso che abbiamo detto prima di questa pedaliera multi-effetto tutto in uno, che è una cosa interessante, e Nabla, perché Nabla è leggermente diverso dagli altri prodotti. Sì. Nabla mette su ogni pedale tanta roba, tanta come roba. Possibilità di scolpirsi il suono in un pedale, sembra di avere quasi, tra virgolette, un multi-effetto. Sembra avere un multi-effetto, però rapportato per ogni pedale. Ogni infatti pedale ha tante possibilità sonore per scolpirti il suono come lo vuoi, che sia un suono e basta, o per avere tanti suoni da un solo pedale in base alla bisogno, che sia tra un pezzo e l'altro, tra una situazione musicale piuttosto che l'altra. È un'ottima, è una realtà veramente interessante, e i pedali suonano veramente bene. Da tecnico preferisco una scatola dove ci siano tante manopole, in particolare quando parliamo di compressori. Adoro mettere mano e poter toccare attack di release, cioè threshold, ovviamente riesci a scolpire il suono. Se ti serve una situazione molto più transient designer, la fai, o probabilmente se devi schiacciare come se non ci fosse un domani, schiacci. Ecco, questa macchina, l'Expression, mi ha colpito particolarmente. Allora, il rapporto ratio, stiamo praticamente da ditta dichiara quasi 21, cioè stiamo quasi in una fase limite. I tempi di attacco sono mirati indubbiamente per un discorso di chitarra, quindi stiamo intorno praticamente ai 10 millisecondi. 10-15 millisecondi ha dichiarato, infatti, con dei release da 150-300, che comunque sono quei release di norma, però tutto sommato un bel release che ti permette, a mio avviso, poi ovviamente mi confermando tu Matteo, di tirare effettivamente tanto sustain sulle note. Lo specifico ha creato una macchina, cioè un pedale insomma super competitivo, super competitivo a livello di studio, per quello ha colpito molto te, perché ha tante funzioni che magari a me chitarrista sono troppe compressore, magari, sul sì. compressore. Però paradossalmente ha creato una macchina che può essere utile per uno studio, cioè lo studio si può comprare un pedalino per chitarra, perché ha tante di quelle funzioni, per quanto comunque è pensato per chitarra, con delle limitazioni di release o di attacco, nello specifico. Esatto. Ma in realtà può essere utile anche uno studio per farci altri strumenti, stiamo parlando di un pedale analogico, che può diventare utile in studio. Un pedale analogico che può diventare utile in studio, addirittura c'è anche il costruttore stesso, dice guarda, lo puoi utilizzare in due maniere, cioè lo puoi utilizzare in seriale, come puoi utilizzarlo anche in parallelo. E tanta gamma dinamica sulle basse frequenze, non un compressore di quelli che ti inchioda la banda dinamica e tutto sommato c'è, cioè, il suono te lo stabilizza, bensì flette molto. Cioè, hai fatto blues, hai fatto rock sopra, sì, cioè hai provato tutto. Ti ha permesso, a te che smanettavi, ti ha permesso di cercare di ottenere qualsiasi sfumatura che tu vuole sfumare mentre io suono. Cioè, se vuoi veramente spingere, ti fa spingere, se vuoi essere trasparente, è trasparente. Mi ha ricordato un po', però anche se in versione molto 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 scarna, le L8 Distressor. Oddio, questa macchina non spinge come un Distressor, però stiamo parlando di un utilizzo diverso, stiamo parlando comunque di un pedalino tra virgolette che riesce a competere con una bestia di unità rack, dove hai molti più parametri di controllo, parametri di razza, c'è molta più roba anche dentro, fisicamente c'è molta anche roba, c'è anche un costo molto superiore, ha un costo superiore, tanta roba dentro, eppure questa ha delle caratteristiche che più o meno puntano anche in quella direzione, quindi una macchina veramente interessante. A me mi ha colpito come ha colpito anche a voi. Una gamma di quattro pedali, un boosterino
mi permetto diciamo di inventare una parola, multibooster, nel senso multifunzione. Perché ha a bordo un gain per sporcare leggermente il pedale, un volume per utilizzarlo come un semplice booster di volume e un treble booster. Quindi diciamo si possono ottenere tre tipi di sonorità e ovviamente tre tipi tante sfumature di mezzo. Io l'ho provato come treble booster, mentre suonavo lo attaccavamo e partivamo le armoniche a catena perché non si capiva più nulla, senza gain e senza aumentare particolarmente di volume. Infatti. Tante possibilità, cioè, su un solo pedale. Tirava fuori la banda armonica, le medio alte, paradossalmente pompare, senza andare a intaccare il volume. Senza pompare il volume e senza dare overdrive in più. Cioè ovviamente l'amplificatore volare che stavamo utilizzando, fornito dallo stesso Nabla, andava in semidistorsione di suo, perché è normale, se va a volare gli dai anche semplicemente delle medio alte di più. Però è una cosa normale, è una saturazione musicale. È una saturazione. Perché quella è una scelta, invece di dare gain al pedale, gli dai un semplice booster e scaldi le valvole, pompi le valvole di più e hai comunque quell'effetto. Poi c'è un overdrive 2 in 1, anche in quel caso, pedale quindi doppio, con due tipi di sonorità di overdrive e sempre al solito tante possibilità sonore tra due gain separati, equalizzazione, possibilità di pompare il suono o di renderlo più tagliente e secco. Perché non è il discorso, dicevi tu, di avere un transiente molto definito in caso di palm muting, di suoni stoppati, e sempre senza impastare nulla. Se ha colpito me che non sono chitarrista, ha colpito me. Colpito tutti e tre. A noi ci ha centrato in vino, non è che ci ha colpito. Poi è arrivato il muro, 1987, l'ultimo pedale che diciamo la distorsione del proprio. 1987 è bello. Due pedali in uno, nel senso suono molto anni 70, quindi diciamo distorsione che noi siamo stati abituati a sentire. Diciamo che chiamiamo il nome Marshall, ma in realtà neanche tanto sembra un Marshall. Vabbè, a mo' di plexi. Una somma delle plexi dagli anni 60 agli anni 70, fine 70 quasi 80. L'altro canale è dagli 80 al 90, quindi tutto ciò che è moderno. Suono English British, come si dice, non Marshall, cioè non è una copia sputtanata del Marshall. No, assolutamente. Quindi su un solo pedale, due gambe di suoni, anche là tante possibilità sonore per scolpirti il suono. Il tight che ti permetteva di avere un suono slabrato piuttosto che suono bello col focus preciso, con gain a palla, rumore quasi a zero, non so che alimento dovesse essere utilizzato, però nonostante stavamo un metro dall'ampli, un e mezzo, stavamo vicini. Zero rumore di fondo, gain a palla, suono molto cattivo, cioè, non stiamo parlando di death metal, ma se vogliamo fare dei nomi, Metallica ai primi anni o Iron Maiden, si possono senza bustare da dietro e si possono suonare tranquillamente. Abbassare il volume della chitarra e ci facevi il clean, tranquillo. Quindi dinamica però a palla. Cioè la qualità del pedale è tanta. Bella fattura. Parlando da chitarrista che adora giocare con la dinamica, quello fa tanto. Cioè suonare con le dita, suonare col plettro, tipo di plettro, volume aperto, volume chiuso, ponte, cioè pick up al ponte, pick up al manico. Si sentiva ogni minima nuance di quello che veniva fatto, si notava la differenza di ogni minima cosa in più o in meno o diversa che gli andavano a buttare nel pedale. Ha predisposto anche uno switching particolare in modo da cercare di avere meno problemi possibili di andare a rompere le palle colpite su potenziometro. Esatto. Noi sappiamo, i pedali a doppio pedale in uno solo capita molte volte, specialmente quelli sommabili che puoi suonare insieme entrambi. Per richiamarli contemporaneamente o per tipo disattivare uno, attivare l'altro in un colpo solo, rimettere i colpi di vita, è un ottimo prodotto, cioè un'ottima qualità di prodotto. Tutti e quattro i pedali che ha portato sono ottimi, anzi c'è anche un altro ancora che non abbiamo suonato perché diciamo personalmente non mi interessa nessuno, è un Faz. Sì, era un Faz, sì. Però da come me l'hai spiegato un po' è un Faz abbastanza vario, cioè una possibilità di sonorità a cavallo dal Big Muff, che è quello storico, quindi anche molto slabbrata, visto cattivo, però da punk, diciamo che molto punk, molto rumoroso, però molto cafone, cafone, esatto. Alfaz Factory della Zivex, che è una cosa molto più moderna e anche molto più focalizzata e precisa, e come si dice in inglese, con quelli bravi dopo lo Zanichelli e non in between, tutto quello che c'è. Dopo questa io mi alzo, me ne faccio. Quindi tutti i pedali che ha portato, ottimi, veramente ottimi. I pedali in Nabla ti danno, fermo restando che hanno una loro voce, ma ti danno tante possibilità. Ovviamente è come se avessi 3 o 4 pedali in uno, con tante possibilità, tanti switch, tante cose, ma con molto intuitive e semplici, non complicate come se avessi chissà cosa sotto le mani, ma riesci veramente a farti un suono della Madonna e scolpito come lo vuoi.
che sia semplice, facile, molto distorto, leggero, definito, slabbrato, potente, scarico, blues, metal. Siamo qui per iniziare la clinic che conoscerete sicuramente tutti, quindi facciamo un grande applauso e iniziamo. Piccole realtà made in Italy sviluppare dei prodotti di una fattura di un'altissima qualità, prodotti validissimi, quindi è la purtroppo fregatura che a cui andiamo incontro noi artigiani per colpa di noi musicisti. Ahimè, siamo stati sempre abituati a vedere esempio il Marshall di Tizio, la Gibson di Caio, la Fender di Sempronio, e quindi vuoi o non vuoi il pensiero sta sempre lì, perché se lo usa Tizio che ha fatto i dischi, le tournée, allora è buono, allora, e allora lo devo prendere anch'io. In realtà vale così per gli strumenti, vale per gli amplificatori, vale per i pedali. Non credo che agli americani, in quanto americani, sia stata data, cioè sia stato dato il potere assoluto, la conoscenza assoluta su come si fanno le cose, quindi molto legato. Vabbè, molto, anche molto parlare di strumenti che sono difettosi dalla nascita e continuano a essere venduti con lo stesso difetto, perché sono così, perché suonano così magari. E poi magari nell'audio abbiamo dei progetti storici sbagliati che in realtà poi nel loro sbaglio hanno, sì, c'è un che di musicale, però hanno invaso il mondo. La prima cosa che mi viene in mente, ma guarda proprio così terra terra, possono essere le casse NS10 della Yamaha. Un progetto sbagliatissimo eppure è invaso il mondo. È la verità. Gli artigiani italiani hanno la sfortuna di essere nati per assurdo in Italia. Perché? Cioè, per assurdo, l'artigiano italiano spopola nel mondo perché il Made in Italy, e l'italiano invece no. Made in USA invece, quello è spettacolo. No, infatti, vabbè, questo infatti dobbiamo confrontarci, secondo me, ancora per tanti anni. È un messaggio che vorrei che passasse. Ragazzi, tenete d'occhio tanto il Made in Italy. Dalla liuteria, c'è dagli strumenti, arrivando fino agli amplificatori. C'è tanta roba in Italia su cui ci hanno lavorato anche parecchi anni, sì, prima dello sviluppo, versioni beta, versioni prova, prima di arrivare alle definitive. Qualsiasi però strumento deve essere stato concepito, realizzato, provato, sviluppato, modificato, riprogettato via da capo, riprogettato, sì. E poi hai un carattere, sonoro, cioè hai un tuo marchio identificativo, una personalità. Non siamo assolutamente ultimi a nessuno, anzi forse i primi a fare ricerca e sviluppo su questo aspetto. Devo dire che oggi in Italia, stranamente negli ultimi 2-3 anni, le cose stanno cambiando un po'. Ci sono un sacco di artisti italiani più o meno famosi che cominciano a portare in giro prodotti italiani, che siano chitarre di liuteria, che siano pedali che poi, se suona Tizio, suona Gaia, suona Sempronio, arrivano anche in America, arrivano anche fuori dall'Italia. Sono tutti italiani che stanno cominciando a prendere finalmente il posto che meritano fuori dall'Italia. Internet sta aiutando anche in quello, per fortuna. Quindi, se il prodotto vale, partiamo dal discorso che ovviamente il prodotto è buono, quindi scalza quelli che non sono buoni, si fa la sua posizione e poi va avanti per forza di cose. E alcuni marchi italiani, soprattutto i amplificatori, per il momento stanno cominciando ad avere parecchio seguito, grazie a chitarristi che li utilizzano in studio dal vivo con nomi importanti. No, che possono anche fare i nomi, mezza barba sta avendo un ottimo seguito in America. Sì. Brunetti è sul palco da tanti anni di Roger Waters. Ormai, perché il chitarrista di Roger Waters, sì, porta le testate Brunetti da 15 anni in giro. È una vita, infatti. Sono marchi storici. Ex Cicognani, che costruisce pedali anche lui da tanti anni, sono ormai 2-3 anni che fornisce un piccolo chitarrista che si chiama Steve Lukather, che va in giro con le sue testatone Bogner, chitarre Music Man, pedali Guru, italiani. E ovviamente quello, se lo suona Lukather, arriva magari Andy Timmons, mi capisco un po' sto pedale da dove è uscito, chi lo fa? Ah, ma suona bene, ma mo quasi quasi Timmons, Gilbert, piuttosto che non so, un Aldi Meona, cioè non dico nome a capo, alla fine quando arriva al nome X
arriva a quel livello, i pari livello si mettono in pari. Sì, infatti si mettono in pari. Esatto. Io credo che oggi, a differenza di 20 anni fa, sia... Oddio, non so se a differenza di 20 anni fa. Oggi sicuramente è più facile. Ma è possibile fare una strumentazione intera tutta di Made in Italy, partendo dalla chitarra, le corde, il plettro, che sono le tre componentistiche fondamentali di un chitarrista che cerca sempre qualcosa di particolare, suo e personale. Chitarre custom, corde realizzate su misura in Italia, plettri idem, cavi a buttare, cioè quanti ne vuoi, tantissimi, pedali ancora di più, amplificatori. Ricollegandoci poi al discorso della fiera, che è l'argomento principale della discussione, sarebbe facile dire che si poteva fare di più. E la classica che dice, poi è stato bello, però si poteva fare di più. È stata la prima edizione. Si può fare sempre resto, di più. Penso che sarà difficile anche per una sagra dell'orecchietta, anche la prima edizione, per quanto la pasta poteva essere la pasta potrebbe essere scotta. Era scotta e l'altra era al dente. No, nello specifico è stata comunque realizzata un'ottima iniziativa. Se l'unico neo che si può trovare a questa situazione, o meglio, quello che magari poteva essere una linea guida su cui basare la prima fiera dello strumento artigianale, dell'attrezzatura artigianale italiana, poteva essere quella di seguire un percorso completo dello strumento. Questa prima edizione ha visto un liutaio, Handyman Custom Guitars di Roma, se non ricordo male, e 5 produttori di pedali e uno di amplificatori, praticamente. Quindi MS Sound, Formula B, Dofix, Nabla Custom e Tefi Vintage Lab e Jaden Frere, che non ha portato pedalame ma ha portato amplificatori e casse. Sì. Quindi mancano un po' di pezzi all'interno della costruzione, diciamo, della catena del suono. Tecnicamente io mi sarei aspettato di vedere magari un'esposizione alla pari come numero di espositori di chitarra, numero di espositori come pedalanza. Infatti, e come amplificatori. La fiera è stata comunque incentrata appunto sulle... Cioè, se io devo inquadrare il titolo, Apulian per ovvie ragioni geografiche, guitar, quindi la chitarra con questo strumento musicale specifico, startup, io immagino le nuove aziende che si affacciano al mondo del mercato con dei prodotti innovativi. Ed effettivamente qualcuno ha portato delle novità, aziende come Formula B e Tefi hanno portato pedali magari più tendenti a repliche vintage, anche sugli anni 70-80, che hanno anche il loro perché, anche per sono analogici, ottimi, comunque a mano, ottimi prodotti comunque, per carità, e che stanno già avendo il seguito che hanno per musicisti che li portano in giro sui palchi italiani. Io penso che comunque, essendo stata la prima edizione fatta a Foggia, viene da dire purtroppo, nel senso che sappiamo, come dicevamo prima, qua non si fanno queste cose. Però non sappiamo gli organizzatori quanti espositori hanno contattato e quanti hanno detto di sì, quanti magari hanno detto di no perché non ci volevano venire, perché sono di Milano e costava troppo, perché magari c'erano altre esposizioni altrove. Quindi magari avranno anche chiamato altri liutai, avranno chiamato produttori di plettri, senza fare nomi, che in Italia ce ne sono di capi e quant'altro, ma magari gli hanno detto picche, perché è la prima volta che fai sta cosa a Foggia. L'anno prossimo, dopo tante recensioni positive, perché l'evento io ho sentito solo recensioni positive in generale su questi 3 giorni, l'anno prossimo qualche altro nome potrebbe dire, ma sai, ho visto che effettivamente l'anno scorso chi è venuto ha avuto un ottimo successo, possiamo testimoniarlo che l'utenza c'era ed era un'utenza con particolarmente attiva. Poi sicuramente in tutta questa cornice ci sono stati anche le clinic che comunque hanno fatto anche tanto riempimento, sicuramente la partecipazione di Luca Colombo molta gente è venuta anche magari punta di diamante, anche dai produttori, anche perché magari qualche nome non tutti lo conosceva, però sono venuti per Colombo tipo domenica mattina quando c'eravamo noi, c'erano tanti altri, diciamo, dimostratori nel corso dei 3 giorni. Domenica mattina probabilmente qualcuno è venuto solo per Colombo, da Colombo si è trovato a mettere magica. Esatto.
Poi comunque sei un artista come Luca Colombo, che per chi non lo conosce, cioè, ha lavorato con Anna Oxa, Ramazzotti, Britti, Neck, da non so da quanti anni Sanremo, primo chitarrista, poi all'estero addirittura anche con Jennifer Lopez, cioè, da qualche anno partecipa a uno spettacolo tipo con l'orchestra di Malta, non vorrei dire una stronzata, però rock orchestra fa qualcosa infatti su questo, cioè comunque sto parlando comunque di un professionista doc italiano, sì. È venuto alla manifestazione, disponibilissimo, sì, del mano, resto, tranquillissimo, molto molto disponibile, ha parlato che è utile, valida, ma noi l'abbiamo anche già visto, era già venuto a San Siro, l'abbiamo ascoltato a marzo nello specifico, esatto, è stato come anche l'altra volta appunto una cosa che valeva la pena vedere. Allora ragazzi, abbiamo terminato anche questa puntata di questo reportage della Puglian Guitar Startup tenuta a Foggia. Qui in studio con me Matteo, Mike, iscrivetevi al canale, commentate, vi voglio vedere i commenti, qualsiasi dubbio, domanda, ragazzi scrivete, parlate, chiedete su Facebook, ovunque, dateci fastidio, siamo qui per questo. Frequenz, ci tengo sempre a sottolinearlo, è un network aperto, aperto a qualsiasi idea. Se avete voglia di farci recensire qualcosa, proponeteci tutto quello che volete, siamo qui a disposizione sempre per voi. Ragazzi, un abbraccio dai Fear Machine Studio, tutti i link in basso nella descrizione, compreso la liuteria di Mike, Nabla, MS Sound, a voi tutti, ciao agli uni!